grande storia d'amore, no? Perché si vede lei sempre con lui, no? È una grande storia d'amore perché Maria è stata decisiva nella sua vita. Come dice Caterina Caselli, Maria ha creato attorno a Ennio Morricone un perimetro di difesa che ha consentito al suo genio di essere libero. E quindi forse non ci sarebbe stato Ennio senza sua moglie Maria. Lui dice: io non sono un bravo giudice della musica che scrivo. E questa è la riprova della mia idea, cioè che lui fosse un grande genio, non essendone consapevole. Quindi era molto autocritico, talvolta scriveva dei brani meravigliosi, che però lui tendeva a sminuire. E quindi qualche volta addirittura lui suggeriva ai registi di scartare dei brani che forse a lui sembravano troppo semplici, troppo vicini al pubblico, e invece ai registi proprio quei temi che lui voleva scartare sembravano straordinari. Allora lui a un certo momento della sua vita ha deciso che i temi, prima di farli ascoltare ai registi, prima li faceva ascoltare alla moglie, alla quale dava diritto di selezione. Allora lei dava dei giudizi e lui, in base ai giudizi della moglie, scartava alcune cose e ai registi faceva ascoltare solo quello che era piaciuto a sua moglie.